Salve, salve da Marco Calabrò. Per conto di Amaci Casa Italia, ci troviamo all'Ariano, in provincia di Roma, in via Napoli 119, il punto vendita Amaci Casa Italia, che ci propone un prodotto che è l'evoluzione di un prodotto che già avevamo visto. Il prodotto che avevamo visto precedentemente era un prodotto della R, questa azienda di divani. Il prodotto si chiamava Sharon. E adesso hanno realizzato quest'altro prodotto che si chiama Square. Questo prodotto ha delle caratteristiche e delle innovazioni rispetto al prodotto precedente. Come il prodotto precedente ha la funzionalità estremamente pratica, vedete questo lato che è stato avvicinato per far vedere come funziona, la funzionalità di poter essere immediatamente, con un solo movimento, diventare o un letto matrimoniale o due letti singoli. La novità che questo prodotto ci propone sono una proposta di comodità. Vediamo qua l'angolo, i cuscini ad angolo, però se andiamo a spostare questi cuscini ad angolo ci rendiamo conto che all'interno l'azienda ci ha messo un contenitore adesso. Quindi la prima funzionalità è un contenitore dove possono essere riposti proprio i cuscini della spalliera. E la seconda cosa estremamente importante è il fatto che adesso questo prodotto ha la struttura realizzata con molle insacchettate. Quindi estremamente comodo, estremamente confortevole per essere utilizzato sia di giorno come divano che di notte. La funzionalità ecco, la possiamo vedere qua in queste fotografie che sono comunque anche precedenti al divano, dove vediamo il divano in versione matrimoniale e il divano in due lettini singoli. L'ultima cosa da specificare, sulla spalliera del prodotto ci stanno le prese per cui il prodotto possa comodamente essere utilizzato come zona notte. Quindi troviamo le prese elettriche, troviamo le prese USB che possono servire per ricaricare un telefonino, un iPad, ed anche dall'altro lato c'è l'eventuale opzione, possibilità di avere un impianto Wi-Fi connesso a Bluetooth. Grazie sempre per la vostra disponibilità per seguire Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.